Visto che Antonio ci ha fatto l'appello al voto, sugli argomenti che prima discutevamo, solo due parole. Uno, sulla burocrazia. La burocrazia utile e quella inutile. È su questo che bisogna che anche noi ci impegniamo molto. Perché eliminare la burocrazia si incorre in un problema, no? Di non conoscere. E ad esempio la white list può essere considerata un'aggiunta di burocrazia, in realtà è capire bene il percorso di un'azienda, se è sana o non è sana, e quindi non è inutile. Ma l'accatastare pile pile di carta o avere tante informazioni ma che rimangono sulle scrivanie non è utile. Ed è su questo che il lavoro anche politico va fatto, cioè accorciare i percorsi della burocrazia e definire in modo semplice chi è responsabile di un processo, perché chi, essendo che è così contorta e un procedimento passa da tante scrivanie, alla fine tutti responsabili, nessun responsabile. E allora anche l'infiltrazione mafiosa trova poi in mezzo alla burocrazia inutile la possibilità di incanalarsi all'interno. E anche la corruzione, perché se un cittadino o un'impresa trova un percorso difficile e qualcuno gli fa vedere che per caso diventa più facile, ecco che c'è corruzione e mafia. È pur vero che c'è il responsabile adesso per legge anticorruzione e che ha grandi responsabilità, ma bisogna prosciugare quella burocrazia veramente inutile e far la scelta invece sul contenuto. Un altro aspetto, formazione. Cioè, nel senso che noi abbiamo, si diceva prima, all'interno del gruppo carabinieri, forze dell'ordine, eccetera, ma quella è repressione, cioè quando l'infiltrazione è già avvenuta. Utilissima, utilissimo anche riuscire a ricostruire i percorsi per capire come si muove in una società, ma la prevenzione la si fa prima e la si fa attraverso la cultura nelle scuole e la grande consapevolezza politica degli amministratori, se ce l'hanno o se non ce l'hanno. Cambia il mondo, perché allora vuol dire dare indicazioni ai dipendenti di un comune, ai propri vigili urbani, che va bene il divieto di sosta, la multa, eccetera, ma come dire, tenere una relazione che è diversa da quella dei carabinieri. Avviene prima, e allora noi continuare nel nostro lavoro per far sì che ciò che nasce nei comuni a livello di prevenzione, sia come rete di informazione, sia come educazione per le nuove generazioni, noi riusciamo a farle emergere. Quindi sull'educazione accompagnare, anche con un po' di risorse, perché sennò i comuni non ce la fanno, meglio attraverso le unioni, naturalmente. Sul tema invece della formazione dei propri dipendenti, formazione della cittadinanza anche adulta, è l'altro percorso sul quale si sta investendo, ancora di più, oppure più che di più, perseguire con costanza, perché l'esperienza di questi 3 anni ci fa dire andiamo avanti, perché oltre a capire che la mafia si muove nella sua tradizionalità, cioè gioco d'azzardo, slot machine, droga, prostituzione, via, però c'è un meccanismo diverso che sta utilizzando, che è fare affari, inserirsi e appropriarsi di aziende, riciclaggio, acquisti di immobili,
in un periodo in cui non acquista magari nessuno, anche con dei prestanomi. Il tema della rifiuti, sui rifiuti, sulla filiera dei rifiuti, bisogna fare attenzione sui materiali, sui trasporti, sulla sanità. Ma c'è un tema che è quello che per me è pericolosissimo: entrare nelle nostre comunità attraverso le associazioni. L'ho visto a Bonporto, come dei gruppi di mamme che erano collegate a delle famiglie, scusatemi, va via la voce, che hanno tentato di entrare anche nell'amministrazione e quindi poi di proporsi, grazie, per i candidati da qua, grazie. È che, scusa, cioè attraverso, voi sapete benissimo perché molti di voi abitano in un paese, no? E allora è facile inserirsi in un comitato, in un gruppo, ma l'obiettivo è quello di poi arrivare alle successive comunali e infiltrarsi all'interno di un percorso che per noi è un percorso magari generoso, un comitato, il volontariato, eccetera, ma poi per arrivare all'interno dell'amministrazione. Questi sono i passi che qui l'infiltrazione mafiosa tende a voler fare, perché ancora non si è appropriata delle istituzioni. E quindi grande attenzione, tanta, tanta attenzione.